Oggi offriamo pane, mozzarelle, poi offriamo tiramisù, dolcine, pomodoro, cipolla. Al pane quotidiano nessuno ti chiede chi sei e perché hai bisogno, questa è la regola. Chi è in difficoltà basta che si presenti alla distribuzione dei generi di prima necessità, oltre all'immancabile pane da cui prende il nome la storica istituzione milanese, anche prodotti confezionati, frutta e verdura, dolci, ogni giorno diversi, donati dalle aziende e dai mercati generali. Ci si mette in coda, si apre la sporta e si esce con la spesa. Così ogni mattina dalle 8.30 alle 11 in Viale Tibaldi sfila sotto gli occhi dei volontari una lunga fila di vecchie e nuove povertà. Prima erano l'80% extracomunitari e il 20 o 30 di nostri, adesso saremmo metà e metà. Addirittura? Sono aumentati i nostri, purtroppo. Ci sono italiani in difficoltà, pensionati? Eh sì, e gli anziani specialmente. Tutti anziani adesso, vuol dire che c'è la miseria. Un migliaio ogni giorno le spese distribuite al pane quotidiano nel centro di Viale Tibaldi, quasi la metà nell'altro di Viale Monza, per un totale di 660.000 spese regalate ogni anno. Tanto è il bisogno di chi a Milano non ce la fa più a campare, un bisogno che cresce sempre di più. Ai banchi della distribuzione ogni giorno si presenta una faccia nuova. Loro basta che rompono il ghiaccio una volta, dopo la prima volta vengono senza problemi, però la prima volta è un po' dura, dopo capiscono che noi non chiediamo niente. Diamo tutto senza problemi, senza tessere, e allora vengono e tutti i giorni sono le solite abitudini.